Bugo, bentornato su Music Italia. Come stai innanzitutto? Grande, grazie. Quando torno sono carico, se no me ne sto a casa sul divano. Ci sta stare sul divano, ci piace in ogni caso, ci piace. Ascolta, la prima domanda è abbastanza scontata, insomma siamo qua per parlare di Bambino, che è questa tua nuova canzone. Volevo chiederti prima di tutto che fossi tu a raccontarmela, a raccontarmi soprattutto il significato di questa canzone. Guarda, che un bambino è una delle canzoni che ho registrato nell'arco del 2022 insieme a tutte le altre canzoni del disco. Diciamo che ho scelto questa per tornare per diverse ragioni, perché volevo tornare con un brano up tempo, bello, bello positivo, soprattutto dopo tutta la merda che avevo passato negli ultimi 2 o 3 anni. Riferisco ovviamente alla crisi pandemica che tutti sappiamo, e quindi dopo quella cosa lì non volevo tornare con un brano depresso, anche se poi io non scrivo brani depressi, ma in generale, no? Volevo tornare con un brano bello, bello vitale, no? E quindi ho scelto quella. Un bambino mi sembrava il modo migliore per tornare. Posso chiederti, questi anni appunto difficili, no? Mi ha colpito tantissimo il fatto che tu abbia parlato della crisi pandemica perché personalmente ha toccato anche me tantissimo, quindi stai toccando delle corde sensibili, no? Volevo chiederti se è stato, cioè se è proprio stata la pandemia che ti ha fatto star male, come sei stato No. e se è stato proprio questo, diciamo, il motivo poi della tua assenza e come l'hai vissuto? No, la pandemia non è, non mi ha colpito perché sono un essere umano, un cittadino, ma non è che ne ho sofferto. Attenzione, io poi ho famiglia, 2 bimbi, non è che non ne ho sofferto, però ha toccato tutti. Mi sembra una cosa scontata questa da dire, chi più chi meno, ho perso anche uno dei miei migliori amici. Però la mia musica è sempre un superamento dei problemi. Io non parlo mai, non sono un artista che parla del problema. Non mi interessa in realtà della pandemia, non voglio nemmeno che venga analizzata per la mia musica, soprattutto in questo momento. Anche quando eravamo in periodo pandemico, per me non era un problema scrivere canzoni, ma non perché ero, come dire, disinteressato di quello che succedeva, anzi, per me la Certo. musica è un modo per superarla, no? Poi sono stato anche molto attivo dal punto di vista sociale, con le promozioni, mascherina, non mascherina. Però la mia musica è un'altra cosa, la musica vuole far sognare. Ecco, non è che sono stato fermo per la pandemia. Io ho fatto 2 Sanremo in piena pandemia, 2020-21, e finito il giro dell'ultimo disco nell'estate del 2021. Sono passati 2 anni, sono tempi tecnici normali. Non è che sono stato fermo perché c'era la pandemia, non me ne frega No, niente. certo. No, perché Non c'era so se mi spiego. Nel 2022 ho fatto il disco, la pandemia più o meno stava finendo, la mascherina non era più obbligatoria, io ero già oltre, quindi la mia musica è sempre un superamento dei problemi. Non voglio che la gente ascoltando la mia musica dice: a cazzo, com'è stata dura. No, voglio che pensi: via, ripartiamo. Ma anche 10 anni fa era così. tra l'altro, leggevo che è una canzone nata un po' distinto, questa qua, no? Puoi raccontarmi la genesi della canzone? Ma quando vado in studio, in genere porto canzoni già bozzate, canzoni complete, invece canzoni che hanno magari il 5% musicale scritto, che praticamente è come se fosse un appunto, no? Quella mattina mi ricordo era primavera, perché mi ricordo che era una bella giornata, quindi sarà stato primavera 2022, marzo, aprile, penso. Noi in genere andavamo in studio dalla mattina alla sera, quindi abbastanza presto, dalle 9 alle 6 del pomeriggio. E quella mattina ho detto: ragazzi, stamattina voglio scrivere un pezzo nuovo. E io non avevo quasi niente, no? Non avevo quasi niente. Ci siamo messi lì, mi è venuta un'idea con l'armonica, la canzone nasce da quel giro di armonica. Successivamente ho pensato di mettere i cori, abbiamo scritto la musica, ho fatto la musica con la band. Li ho mandati in pausa, ho scritto il testo e nell'arco di un giorno l'abbiamo completata. È stato un mezzo miracolo. Senti, la parte nella canzone tu praticamente parli di questa, no, parte anche istintiva probabilmente, no, quella del bambino, no, quella che ha voglia anche di sfogarsi, eccetera. Volevo chiederti se sei sempre stato un po' bambino tu personalmente, cioè se hai sempre avuto questa parte istintiva oppure se è solo per la canzone, per esempio.
Beh, nella vita privata, essendo sposato con figli, mi ritengo un uomo, un marito, un padre responsabile, però la mia vita privata è una cosa, io la scindo molto la vita privata dalla vita artistica. A casa mia non vedrai mai Bugo, vedi Cristian. Poi questa cosa qua che venga fuori nella mia musica va bene, cioè i miei fan mi conoscono, sanno che sono una persona seria, no? E poi in studio, sul palco, viene fuori la rockstar, ma quello è un'altra cosa, cioè io... Cerco di ascoltare quella parte da bambino perché penso che il bambino è quella parte di noi che ci fa sognare, che ci fa essere onesti. I bambini sono onesti, non sono maliziosi. Io odio i maliziosi, odio i ruffiani, i maliziosi, i doppi giochisti, i furbi, no? E quindi ora che ho 50 anni cerco di bilanciare la mia parte, quella più matura da uomo. E non voglio perdere la parte di me che vuole sognare e vuole dare la carica. Cioè, i miei detrattori mi dicono ancora che sono un bamboccio, ma che cazzo me ne frega? Io sono un artista, mica devo fare il politico. Poi non voglio parlare di politica che sembrano più responsabili loro di me. Questo è un Certo. altro punto, no? Però ecco, io da artista non voglio smettere di ascoltare quella parte lì, che non vuol dire essere Peter Pan, vuol dire quella parte che. Se vuoi anche ingenua che crede nelle cose impossibili. Io quando non ho mai smesso di ascoltare questa parte qua, perché sennò non sarei nemmeno arrivato a Sanremo a 47 anni. Se no, quando sento i ragazzi che a 23 anni mi dicono, sai, ma cazzo, non ho ancora fatto Sanremo, ma vaffanculo, io l'ho fatto a 47 anni. Cioè, quando uno ha degli obiettivi nella vita o dei sogni o dei progetti, la forza te la dà il bambino per me. E poi c'è l'adulto che ha l'esperienza con cui organizzare quella cosa, ma la forza per arrivare era dal bambino. Per me è così. Posso chiederti cosa ti ha insegnato l'esperienza di padre in generale, visto che comunque hai due bambini? Ma forse anche la canzone Un bambino me l'hanno magari viene dai miei figli, perché il mio secondo figlio è nato poco fa, è nato 6 mesi fa. La canzone l'avevo già scritta, però ovviamente mia moglie era incinta. Può darsi che inconsciamente io volessi comunicare con lui, o comunque non volessi perdere quella cosa lì, perché un figlio, mio figlio più grande ha 6 anni, questo qua adesso ha 6 mesi, no? E averli attorno può darsi che mi rimette in dialogo con questa cosa. E poi io dico sempre che. Essere padre mi rende ancora più giovane perché figli ti attaccano alla realtà. Non aver figli per me vuol dire essere un po' rincoglioniti, ecco, insomma, perché si diventa troppo egoisti. Non sono molto d'accordo con quello che dicono che figli sono impegnativi, ovviamente, no? Però senza andare troppo nei dettagli, magari la gente non ha voglia. Io credo che invece a un certo punto della vita avere figli può aiutare a non rincoglionirti. Beh, sicuramente con un bambino di 6 anni, al di là del piccolo, no? Cioè il bambino di 6 anni è proprio forse nella fase in assoluto più fanciullesca di tutti, cioè quella proprio dove si stupisce del mondo. È un po' il fanciullino di Pascoli, no? Mi viene in mente, cioè quella parte istintiva che ti permette di Bello, bello. stupirti anche delle cose più No, più piccole. che altro avere figli, coi figli smetti di essere egoista. Io non sono mai stato egoista di carattere, perché mi ritengo una persona molto altruista, anzi. Certo. Però avendo i figli non sei più, non sei solo, non sei la sola cosa più importante al mondo. Chiaro. A parte mia moglie, che per me è il mio angelo, però non è che la metto da parte, ora stiamo parlando dei figli, no? È un'altra cosa l'amore per mia moglie. E quindi avere figli, cioè già quando è nato il mio primo, cazzo, 6 anni fa, io ho scritto questa canzone che è contenuta nel mio disco del 2016, che si chiama Nascita di un pianeta, che era il mio modo per dire, cazzo, che sta crescendo qualcosa di nuovo in me, grazie a lui, no? Sono molto importanti i figli, molto, E tu che per me. bambino eri da piccolo invece? Che tipo eri? Io ero un bambino tutto sommato silenzioso, buono, ma un po' come adesso, uno che gli piace stare tanto con gli altri.
riservato quando devo stare da, quando devo stare da solo. Mi piaceva stare da solo, non ho mai avuto problemi a giocare da solo, ad esempio in cameretta. Ma uno che ama molto, cioè mi piacevano molto i amichetti, uno che soffriva quando un amichetto, non so, si litigava, no? E sono sempre un po' rimasto così, sono una persona caratterialmente empatica, quindi per certe cose sono rimasto ancora quello. Ascoltami, dicevi che questa è solo è la canzone, però hai già tantissime altre canzoni e non so, hai già Sì. l'album pronto? Raccontami un po' cosa ci dobbiamo aspettare, cosa hai pronto, quello che ci puoi anticipare. Ma i miei dischi hanno sempre diverse sfumature, quindi adesso senza dire troppo perché sennò. Però i miei album non sono mai monotematici. Quindi non è che parlo solo di amore, o solo di rabbia, o solo di sogni. Io quando arrivo con un disco, perché è come se raccontassi gli ultimi 2 o 3 anni della mia vita, no? E poi lo regalo alla gente, di modo che ognuno si trovi le sue esperienze, no? Quindi ci troverete la vita, io la cosa più migliore che posso dirti è questo, sicuramente ci troverete la vita nel senso migliore del termine, che vuol dire non smettere mai di essere veri, onesti e uomini. Pensi che uscirà entro l'anno comunque, entro il 2023? Non lo so perché decidiamo. Ma è vero, non è che devo nascondere niente, non lo so perché voglio decidere passo per passo, come ho già fatto tanti anni fa, non è la prima volta che viaggio per singoli, no? Dopo un anno e mezzo che ero via, il mio ultimo singolo è di quasi 2 anni fa, un anno e mezzo fa, non è passato così tanto tempo, no? Ci sono artisti che fanno disco ogni 6 anni, non c'è un cazzo da dire, no? Quindi, boh. Vediamo. Sì, voglio costruire passo per passo voglio dare un po' di antipasti al pubblico, no? E poi il disco uscirà. E invece volevo chiederti riguardo a quest'estate, che programmi hai, soprattutto rispetto a se ti va appunto di ricordarci un po' gli appuntamenti dove i fan ti potranno vedere live, o in generale cosa fai quest'estate? Quest'estate faccio concerti finalmente con la band, che è una cosa che non ho fatto, ovviamente. Nel 2020-21 perché c'era la pandemia. Nel 2022 non ho fatto concerti perché stavo registrando il disco. Quando faccio il disco io non voglio avere distrazioni. Ho fatto solo un live perché era vicino, perché l'ho fatto, perché c'era una grande richiesta al Parco Tittoni di Desio. Poi era un modo anche per testare un po' la band, volevamo un attimo staccare dallo studio, ma è stata veramente un'eccezione. E poi c'era ancora di mezzo la pandemia nel 2022, ora non c'è più, proprio non c'è più. E quindi io finalmente torno al 2019. Cazzo che È un sono botto di tempo, sono 4 anni. tutti più o meno, no? E quindi ho una gran voglia di suonare. Cominciamo a fare, sono stati annunciati i primi 7-8 concerti, siamo soprattutto in centro Italia, ma ne stiamo per chiudere altri, e quindi quest'estate faremo parecchi concerti, sempre tenendo conto che esce un singolo, non è uscito un disco, che quindi prevede un tour completo, no? Chiaro. Vabbè, Magari di materiale ce n'è in ogni caso, poi. ce n'è anche perché voglio rifare quello che molti non hanno sentito, perché con la pandemia molti di quelli che mi hanno visto in È TV vero, non sì. hanno potuto vedermi dal vivo, non sanno chi è Buco. Hanno solo visto Buco di Sincero, Buco di Invece Sì, un po' Pechino Express. Basta, che cazzo fa sto Buco in concerto? Non l'hanno visto, no? Quindi voglio rifare sicuramente tutte le mie canzoni preferite, le mie hit. Non voglio andare troppo nelle chicche, voglio fare i pezzi più famosi, perché è quello che la gente non mi ha mai visto fare dal vivo, no? E farò sicuramente il singolo e credo farò anche una cover, come in genere piace fare a me. Ok, interessante. Volevo chiederti anche questa cosa. Allora, faccio una premessa. Ovvio, sempre parlando di bambino, di fanciullino, di istintività, no? È importante la premessa. Perché tu, appunto, di recente hai fatto quella serie di stories riguardo a Morgan. Non mi interessa parlare della questione perché ormai ne abbiamo tutte le Quello che balle vuoi, piene. non è un Però problema per me. volevo chiederti più che altro se dopo ti sei in qualche modo pentito, perché erano delle storie molto istintive, evidentemente, no?
volevo chiederti se ti sei riguardato indietro e ti sei detto, ma magari li potevo anche non fare. No, io non sono uno che, ad esempio, non sono uno che ha rimpianti, non vivo di ripensamenti, non mi interessa. In quel momento era giusto farlo, soprattutto perché io sono stato zitto 2 anni. Ma perché sono stato zitto 2 anni? Lo dico nelle stories. Perché c'era la pandemia, perché sono serio, non sono un coglione che si mette a fare polemica durante, mentre fuori passano i carri armati, i morti, mentre i miei amici, il mio amico minore muore, mentre la gente soffre, mi metto a fare la polemica di merda. Siccome quello stupido continuava a citarmi, dicendomi ancora una volta, soprattutto sui giornali nazionali che riportano le sue parole come se fosse oro colato e non chiedono mai la mia campana. E quindi c'è anche i giornalisti che non chiedono mai la mia campana, mi sembra anche un gioco un po' scorretto, no? Visto che. E quindi mi sono detto, in questo caso mi sono rotto il cazzo e rispondo. Le ho risposto nel modo più chiaro possibile, roba che tutta Italia ha capito perfettamente come è fatto Bugo. Che poi sia stato utile o no, a me non mi interessa. Io quando faccio le cose. Non so vedere se è stato giusto o sbagliato. Se quando è fatto, ecco, col cuore, per me è sempre onesto. Quindi non sto lì a vedere se è stato giusto o sbagliato, non devo dar voce a quel coglione. A me non mi interessa, l'ho fatto perché in quel momento lì avevano anche detto, mi ricordo che in quei giorni lì avevano detto la crisi sanitaria è finita. Negli Stati Uniti avevano detto, e quindi mi sono detto, A sto cazzo, punto. questo mi rompe ancora i coglioni. Dice le cose nei giornali nazionali e tutti che dicono, sì, è vero, questi giornalisti li leccano il culo e dicono, ah, ok, non volete sapere la mia? Questa è la mia verità. E quindi l'ho detto in modo chiaro, preciso, quello che penso di lui, di come ragiona lui, per come dire, non dico zittirlo definitivamente perché è talmente stupido che ci casca ogni volta, però sono i cazzi suoi, io volevo parlare ai miei fan, mica a lui. È chiaro, lo prendiamo per il culo per parlare ai miei fan, per dire, oh, questo è Bugo, non è che questo coglione bla bla bla, cioè, quello che vedete sono io, è per quello che ho fatto il video, non volevo farlo scritto, ho fatto il video perché volevo che la gente mi vedesse in faccia, senza, cioè, capito, che scrivi, che magari c'è il fraintendimento, no, no, mi devi vedere in faccia e ti devo dire quello che penso di te, quello che penso di tutta questa vicenda, quello di cui penso. Quando una persona di quel tipo lì continua, ma non è solo riferito a me, no? Perché lui per me è l'esempio di quelli che fanno i bulli, però non sanno un cazzo della vita, no? E quindi la gente, mi auguro che la gente abbia capito cosa vuol dire per me vivere. Certo. I miei fan hanno capito subito, già 2 anni fa, figurati ora. A voglia, adesso, Quindi, questo è. anzi, non mi sono pentito per niente, di averle fatte. Ma invece quello che ha detto Fedez rispetto al fatto che ha paura che Morgan non arrivi puntuale ad X Factor, lo condividi? Non ho visto sta cosa. Chi l'ha detto? Praticamente Fedez in un'intervista ha detto: siccome stanno facendo X Factor, gli hanno chiesto se in qualche modo ha paura di Morgan, no? Di quello che potrebbe fare. Fedez ha detto: beh, spero che sia professionale, spero che arrivi in orario alle prove, no? Allora gli hanno detto: beh, scontato. E Fedez ha detto: no, non è scontato in realtà, perché fa così in tutte le occasioni. Secondo te ha ragione su questa cosa? Certo che ha ragione Fedez, cioè, di cosa stiamo parlando? C'è cioè, già il fatto che quello lì faccia X Factor è già un problema per il pubblico, cioè bisogna chiedersi il problema è quello, non è tanto Fedez che gli dice quelle robe lì, cioè, ma a me lui mi fa ridere che sia lì, contenti loro, hanno invitato cazzi loro, no? Quindi Fedez ha ragione. Ti farei l'ultimissima domanda. Volevo chiederti se un po' alla fine della fiera non ti girano un po' le palle che si parla al 90% di sta storia in generale e pochissimo poi di fatto sulla tua musica. Cioè non ti sei un Questo po'. riguarda tutti i personaggi di un certo tipo, cioè del personaggio, poi non è vero che si parla del 90%, si parla del 90% nei canali di un certo tipo, nei canali mainstream, Certo, no, esatto, no, perché chiaramente, cioè, è chiaro e che. quelli degli addetti ai lavori. Quando la gente mi ferma per strada, ti assicuro, non dovrei dirtelo io, non dovrei dirtelo io perché suona falso, ma io non sono falso. Quando mi ferma la gente, non fermo un cazzo di quella roba lì. Perché quello che è arrivato Cristo, è arrivato Bugo, è arrivato una persona, è arrivato un uomo prima dell'artista, no? E se nel mio caso
Io, siccome sono fiero di quello che ho fatto, se nel mio caso si parla del 90% di questa roba qua, io ne vado fiero. Perché io ho fatto la cosa più figa del mondo. Io ho fatto la cosa più figa che potessi fare su quel palco. Cioè andarmene, che è una cosa che non ha fatto mai nessuno, di cosa devo vergognarmi. Se poi c'è il 20% solo che parla della mia musica, magari quel poco lì arriverà. Beh, Cioè, ma non è che rispetto, io comunque decido. rispetto, Negli anni rispetto a prima non 80, muore. di Vasco parlavano sempre che si faceva e basta. Ci vuole il tempo sarà clemente, la mia musica conta, io faccio dischi. Quando non fa dischi, di che cazzo parliamo? Come fa a parlare in televisione uno che non fa dischi, che non scrive canzoni da 20 anni? Cioè, basta farsi due domande. Io faccio il mio lavoro, sono serio, sono qua e sono presente. Poi se sono presente, no? Poi se le persone, 90%, pensano sempre, ah, ma il buco è riferito, che cazzo me ne frega? Ma io ho fatto una cosa figa, mica ho fatto una cosa di merda. Cioè, io non è che ho fatto una cosa brutta. Cioè, io sono fiero di quello che ho fatto. Cioè, non Soprattutto sei entrato ricordo. nella storia, tra l'altro, Sì, no, ma se posso dire, con una canzone che è stupenda. Cioè, io sincero, la secondo me canzone è piace da sé, infatti ha meravigliosa, no? le sue visualizzazioni, va benissimo, e invece sì, è andata bene, mi manca, è andata bene, mi auguro che andrà bene con la nuova, no? Non sono io a decidere il trend della gente. E comunque se io nel trend della gente sono quella roba lì, minchia, buttala via. Cioè io ho fatto, poi non è che l'ho detto io, l'ho detto pure Amadeus, ho fatto il gesto rock and roll più figo della storia della televisione. Cioè nel senso, non è che l'ho detto io, poi io lo so che l'ho fatto perché io l'ho fatto perché sono buco, no? Quindi di che cazzo devo vergognarmi? Scusami, ma stiamo scherzando, ci ho fatto la cosa più figa del mondo. Anche se io avessi ricordato solo per quella cosa lì. Ma stiamo scherzando, di che cazzo parliamo? Cioè, ho fatto la cosa più figa della storia della televisione. Ugo, ti ringrazio tantissimo, soprattutto per questa ultima parte che mi ha regalato enormi soddisfazioni. Mi sembra E scontato, parliamo di cose serie, minchia. veramente grazie mille, è stato un piacere rivederti. Allora ci diamo appuntamento poi quest'estate per il tour e poi chiaramente Grande. insomma per le prossime canzoni che usciranno. Grazie ancora, Cristian. Alla Ciao, prossima. grazie. Ciao, grazie.